Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Da più parti, cari amici, si sente parlare di colpe della Chiesa Cattolica e di relativi perdoni. Sembra che al cattolico non tocchi altro che fare mea culpa su presunte colpe, per giunta non personali ma di altri. Prima però di immolarci in questo perdonismo, chiediamoci se la Chiesa può davvero peccare. La risposta è semplice: no. Semplice perché semplice ne è il motivo. La Chiesa Cattolica non può peccare perché è santa. Anzi, dirò di più, la santità insieme all'unità, alla cattolicità e all'apostolicità è una delle quattro cosiddette note, cioè attributi, della Chiesa Cattolica. Ma vediamo perché la Chiesa è santa. Primo, perché santo è il suo capo invisibile, cioè Gesù. Perché santi sono molti i suoi membri. Perché santa è la sua fede. Perché santa è la sua legge. Perché santi sono i suoi sacramenti. Perché al di fuori di essa non vi può essere vera santità. Dunque, perché santa, la Chiesa Cattolica non può peccare. Santità e peccabilità sono inconciliabili. A dire il vero, ogni tanto c'è qualche teologo contemporaneo che parla di possibile coesistenza di peccabilità e santità della Chiesa, ma si tratta di tentativi di conciliare l'inconciliabile, mandando a carte 48 il principio di non contraddizione, tentativi tanto fallimentari quanto ingenui sul piano logico e teologico. Piuttosto la peccabilità può riguardare, e di fatto riguarda, gli uomini di Chiesa. D'altronde, tra i sei motivi elencati in precedenza, ve n'è uno che dice: perché santi sono molti i suoi membri, il che vuol dire che non tutti i membri della Chiesa sono santi. Questa peccabilità può riguardare tutti, dall'ultimo laico fino al Papa stesso. E, a proposito del Papa, questa peccabilità può coesistere anche con l'infallibilità dottrinale. Basta leggere i Vangeli per rendersene conto. Pensiamo a ciò che avvenne presso Cesarea di Filippo. Gesù disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beata te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa». Matteo 16. Ma Pietro, pur avendo confessato la verità, arrivò a rinnegare Gesù per tre volte e, malgrado questo gravissimo peccato, sarà da Gesù riconfermato capo della Chiesa. Giovanni 21. Nel Papa l'infallibilità dottrinale non si traduce necessariamente in infallibilità comportamentale. Ma allora cosa si deve intendere quando si parla di perdono dei propri peccati da parte della Chiesa Cattolica? Prima di tutto va detto che un vero perdono per gli uomini della Chiesa non si può chiedere, perché il perdono è un atto personale e non si può chiedere per conto terzi. Invece quello che si può fare, ed è stato fatto, è una sorta di purificazione della memoria, per probabili atteggiamenti incoerenti da parte dei cristiani nella loro storia, tenendo però presente che i criteri di valutazione storica spettano prevalentemente agli storici e tenendo ancora presente che dominano vere e proprie bugie sul comportamento dei cristiani nella storia. Scrisse a suo tempo Monsignor Giacomo Biffi, cardinale di Bologna, nella prefazione a Pensare la storia, uno dei tanti successi editoriali di Vittorio Messori. Cardinale Biffi scrisse allora: «Bisognerà che ci decidiamo a renderci conto del cumulo di giudizi arbitrari, di sostanziali deformazioni, di vere e proprie bugie che incombe su tutto ciò che è storicamente attinente alla Chiesa. Siamo letteralmente assediati dai travisamenti e dalle menzogne. I cattolici in larga parte non se ne avvedono, quando addirittura non rifiutano di avvedersene. Se io vengo percosso sulla guancia destra, la perfezione evangelica mi propone di offrire la sinistra. Ma se si attenta alla verità, la stessa perfezione evangelica mi fa obbligo di adoperarmi a ristabilirla, perché, conclude il cardinale Biffi, dove si estingue il rispetto della verità, comincia a precludersi per l'uomo ogni via di salvezza». Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.